Benvenuti, siamo sulla pagina Tourism Peschiera e siamo oggi sopra il controbastione che guarda proprio il bastione Tognon, che è qua alla mia sinistra, e il Feltrin. Siamo qua per raccontarvi cosa? Raccontarvi questa fetta di cinta muraria che ha tutta una sua storia particolare. Infatti partiamo dal bastione Feltrin, che è proprio davanti a me. Come vedete ha un terrazzamento verde e all'estremità, alla vostra destra e poi alla vostra sinistra, vedete che c'è la cinta muraria e questo vuoto in mezzo. Beh, fondamentalmente perché? Perché nel corso degli anni 30 del Novecento questo bastione si è sganciato, è crollato dentro il canale e quindi ha avuto un cedimento strutturale dovuto a cosa? A degli scavi che furono fatti per, diciamo, dragare il fondale del canale per garantire un buono scorrimento idrico. Purtroppo si erosero le palificate in legno che sostengono le mura di Peschiera e di fatto questo bastione, come vedete nelle foto, si è dapprima sganciato per poi crollare completamente dentro il canale. Lo dico perché? Perché immaginiamo che nel momento che verrete a trovarci Peschiera del Garda, scendendo questo ponte, che è il ponte di Porta Brescia, per entrare proprio nel centro storico della città, beh, volgendo lo sguardo verso destra potete avere una risposta ad una domanda che potrebbe sorgere spontanea, ovvero perché manca un pezzo di mura proprio in questo bastione. Ecco perché vi abbiamo fatto questa diretta, perché abbiamo voluto spiegarvi il motivo, che comunque trovate anche sulla tabella storica numero 16, proprio all'ingresso di questo ponte settecentesco, del Ponte dei Voltoni. Un'altra particolarità, scendendo sempre questo ponte per entrare poi a Peschiera del Garda, vedete che sulla base del ponte, all'ingresso del volto, ci sono queste lavatoi, questo terrazzamento che ha un declivio molto leggero in acqua. Beh, come vedete da queste foto, erano dei lavatoi. Di fatto la popolazione di Peschiera, la gente del centro storico, qui veniva a lavare i panni, come vedete, ed era un centro di aggregazione molto molto importante, così come in piazza Ferdinando di Savoia vi erano i lavatoi, così come vicino al porto Cappuccini, lungo il Mincio, ogni paese aveva delle zone in cui si venivano appunto a lavare i panni durante la vita quotidiana, fino bene o male ai primi anni del Novecento, metà del Novecento. Quindi il motivo proprio per questo video è raccontarvi qualcosa che può tornarvi alla mente nel momento che verrete proprio a visitare la nostra città. Oggi però c'è anche un'altra questione che volevo portare alla vostra attenzione, ovvero la famiglia di Tourism Peschiera si è allargata. Come avete visto ci sono altri relatori molto molto preparati che vi raccontano sempre il mercoledì la storia di Peschiera. Aggiungeremo a brevissimo anche la storia dei forti austriaci di Peschiera, perché Peschiera è questa cinta muraria, è questa struttura che è rinascimentale del Cinquecento della Serenissima Repubblica, ma nei secoli successivi furono costruiti dei forti come una corona intorno a protezione del cuore che era Peschiera. Sono forti francesi e asburgici. A Peschiera abbiamo un forte ben conservato del periodo appunto asburgico, che è Forte Papa, e si trova praticamente dietro di me, alla mia destra, e lo andremo a visitare. Vedete anche queste immagini esclusive dall'alto di questo forte, e quindi avremo un nuovo relatore a breve che vi condurrà alla scoperta di questo forte nel forte, e potrete visitarlo virtualmente con noi, oppure quanto prima saranno attivate le visite guidate e potete venire in presenza di persona a toccare con mano quello che da anni ormai vi raccontiamo su questo canale. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione, ci seguite in tantissimi e ne siamo veramente onorati, grazie, vi aspettiamo a Peschiera del Garda, come sempre viva Peschiera e viva il Lago di Garda!